soltanto il 10% delle persone che sbarcano in Italia arrivano con quelle navi, che sono navi che comunque sono vocate a salvare persone in mare. 300 persone sono arrivate nel 2019 in Italia con queste navi, 3.000 sono arrivate con i barchini. Da dove sono arrivate soprattutto? Grecia e Turchia, lo dicono i giornali di oggi. Chi sono gli scafisti? Russi e ucraini. Chiederei a Salvini perché non si accorge dei suoi amici russi che comunque continuano a portare pakistani e tante persone sempre bisognose d'aiuto in Italia con quei sistemi. Esistono solo le navi delle ONG per fare che? Chiacchierare e fare disinformazione. Il punto vero è, in un paese con la denatalità e in un paese con enormi problemi di lavoro di basso livello, perché non fare un ragionamento vero sulla Bossi-Fini e non riaprire i flussi? Il nostro David Sassoli ha detto mettiamo mano al Trattato di Dublino. Il problema vero è che Salvini non lo vuole fare, non va in Europa. Certo. Sono 8 vertici dei ministri dell'interno a cui lui non va, perché non gli possiamo levare il giocattolo. Se potessimo mettere mano a Dublino, se non arrivassero meno immigrati, se funzionasse tutto ciò che loro vogliono fare, compresi i rimpatri, lui non avrebbe più il giocattolo con cui irretire appunto gli italiani, e dovrebbe spiegare perché non diminuisce le tasse, non diminuisce la benzina, non fanno provvedimenti sul lavoro e tutto il resto. Quindi se gli togliamo quel giocattolo, questo governo è fallito, perché di fatto lo è già.